noi riteniamo, anche alla luce del contesto politico e amministrativo che si è generato dalle elezioni del 31 maggio, dal ballottaggio, dagli esposti fatti dal dottor Toriani, dai ricorsi al TAR nostro e del dottor Toriani, dove la legalità, il potenziale voto di scambio, da verificare ovviamente, le fotografie fatte nei seggi, insomma, no? Costituiscono degli elementi molto importanti a cui abbiamo chiesto evidentemente alla magistratura di indagare, ma dall'altra parte una delle risposte che poteva essere data dall'amministrazione comunale partiva proprio dall'interpellanza promossa dal Movimento 5 Stelle di adozione da parte del Consiglio Comunale della carta di avviso pubblico, detta anche carta di peso. È un documento di 23 articoli nella sostanza, è stato studiato da giuristi, da personaggi della Cassazione, da magistrati, da consulenti di livello ed è nella sostanza un codice etico. Ecco, noi ci aspettavamo una risposta di carattere positivo dalla maggioranza. Proprio in riferimento al contesto che si è sviluppato in città per le elezioni amministrative. Abbiamo trovato invece un muro, nel senso che facendosi scudo di un parere di carattere tecnico che non era assolutamente vincolante, hanno deciso di non adottare, quindi di rifiutare l'adesione al documento. E noi abbiamo anche chiesto un confronto su queste tematiche, abbiamo anche chiesto degli approfondimenti, anche tenendo conto e recependo quelle che erano le valutazioni di criticità tecniche che il consulente del comune aveva prodotto. Però neanche questo elemento è stato tenuto in considerazione, nel senso che il rifiuto è stato netto e preciso. Noi ci stiamo trovando in alcune congiunture positive dove le interpellanze e le interrogazioni sono sottoscritte da tutta l'opposizione, sono molto numerose. E ci sono invece argomenti che vengono poi gestiti dalla singola organizzazione politica. Devo dire che c'è un buon rapporto, al di là del colore politico e della posizione singola nell'opposizione, e che c'è uno scambio franco, di relazione, laddove nasce l'esigenza di allargare l'interpellato posizione da un'organizzazione politica, da un gruppo consiliare agli altri. Sì, penso che possa nascere qualcosa di positivo, per quanto mi Ma riguarda. per noi è Sulla sempre legalità stato di chiaro sicuro, che sulla noi legalità di sicuro, insomma. sui Certo. temi fondamentali nell'interesse della cittadina di Voghera non siamo né di destra né di sinistra.